Di nuovo a parlare di atomizzatori, BF questa volta. Abbiamo alzato un pochino di più l'asticella, siamo andati su prodotti un pochino più elevati. Oggi parliamo del Gambit. Non è il famoso liquid dei 5 pounds, ma è questo gioiellino qui, piccolo, profilo basso, single coil. Un atomizzatore da flavor. Andiamo giù e vediamo più vicino com'è fatto. Hai capito? Eccolo qui, lo vediamo nel dettaglio, la scatolina del Gambit, come ci viene proposta, come arriverà a casa nostra. Allora, GuzuMod ce lo porta così, con questa scatolina carina. Voglio dire, Gambit, il logo del produttore di nuovo Gambit, le varie accorgimenti del caso, che è da notare comunque su un oggetto di fascia alta, vedere la comparsa di questi loghi, quindi sotto i 18 anni da non utilizzarlo, incinta, non utilizzare le donne che aspettano bambini, il CE, il recyclable, il non gettare nei rifiuti classici e poi c'è l'ultima, la certificazione ISO. E qui chiaramente un bel thank you Clay, che carino, carino, una cosa diciamo un particolare in più. E qui abbiamo il nostro oggettino. Allora, intanto ci viene data una bustina delle spare parts, chiaramente con l'Allen Key. Gli O-ring, i grani, diciamo che di positivo e del negativo delle due torrette e il pin, chiaramente pin diciamo non BF. Io già ho montato quello BF. Questa è la dotazione invece di l'atomizzatore. Eccolo qua, l'atomizzatore completo. La base dell'atomizzatore con l'engraving su scritto Gambit, il numero di serie, il pin. La cosa buona è che il pin è sporgente il giusto, quindi possiamo utilizzarlo anche su mod meccaniche in tutta sicurezza. All'interno c'è anche tra il pin e l'attacco 510 un buon isolatore, quindi buono. Ecco, la cosa che manca nella spare parts è l'isolatore, sia se del 510 che della torretta del positivo. Qui all'interno non ci sono isolatori, quindi già comunque è una cosa che vabbè, è un plus che magari poteva includerla. Allora, adesso qui vediamo, lo accantoniamo un attimo da parte, l'altra campana che ha fatto svariate prove e l'interno è uguale all'altra, diciamo la prima che abbiamo visto. Puramente estetica, più carina, diciamo, per carità, perché comunque questa parte arrotondata rende più morbida e gradevole, anche se è molto piccolo l'atomizzatore perché ha un profilo molto basso, rende più gradevole la visione diciamo, del nostro atomizzatore nel complesso. E cioè abbiamo anche l'altro drip tip in ultem, eccolo qua, che stanno messi, diciamo, quasi a ecco qua. Drip tip in ultem che montato, diciamo, eccolo qua. Adesso le O-ring sono tutte quante secche, quindi eccolo qui. Questo come risulta chiaramente l'O-ring. Scusate, il drip tip secondo me è proprio un pochino spartano perché, come vedete, sembra tagliato con l'accetta molto regolare, foro dritto. Che poi alla fine eccolo qui, c'è un foro dritto e nulla di nessun tipo di, diciamo, di lavorazione particolare, molto semplice, un drip tip molto molto semplice. Adesso lo riponiamo qui al suo interno e vediamo un attimo anche soprattutto la parte importante dell'atomizzatore. A parer mio importante comunque le filettature sono. Adesso ovviamente non va battuto perché avevo un altro atomizzatore su questa box. Eccolo qua. Questo è il deck
ben realizzato, doppio O-ring, abbiamo l'asola dell'aria che poi va a ripercuotersi, diciamo, e affacciarsi da quest'altra parte, eccola, all'interno, quindi qui il foro di Squonk, questi sono i due grani, diciamo, per, eccolo qua, le due torrette, il positivo, ecco abbiamo il negativo, il foro di Squonk, la lavorazione all'interno, una vaschetta abbastanza, diciamo, capiente, se vogliamo, ecco la punta di questo cacciavite da 1,5, e qui andremo a posizionare poi andremo a posizionare la nostra resistenza, una single coil, e andiamo a vedere sopra come ruzza questo atomizzatore. Quindi ecco, questo è da vicino il Gambit by Guzzo Mod. Sono diventato dislessico oggi, sarà che è cambiato il tempo. Cuzzo, Cuzzo, Cuzzo Mod Industry. Abbiamo chiaramente, ecco, vedete comunque fa presa perfetta, preciso, ecco, non ci sono problemi con le O-ring, come questo è un po' di acqua che l'ho pulito prima di farla la recensione. Quando è chiuso è perfettamente allineato, non ha problemi di sorta e quant'altro. Quindi comunque, ecco, questo è il Gambit visto da vicino, andiamo su per le conclusioni finali. Dai. Ed eccoci qua, tornati di nuovo sopra a parlare, a fare le ultime considerazioni di questo bell'atomizzatore. Fatto bene, massiccio, nel senso che comunque la ciccia c'è, l'acciaio è lavorato bene. Ragazzi, l'aroma è spettacolare. Io adesso mi sto godendo ancora di più un bel liquidino, il Mr. John di un carissimo amico. Strepitoso, strepitoso, e qui lo sento ancora meglio, lo sento ancora meglio. Guardate la corposità, la consistenza del vapore. Questo vapore è molto cremoso, umido, carico d'aroma, carico di aroma. La camera è ridotta praticamente all'osso, perché noi abbiamo la resistenza che stiamo a questo qua, a questo livello qui, fondamentalmente. La vediamo da sul, dall'interno del tip, talmente che è vicino. Fatto una resistenza con un Nichrome 80, uno 0,40, fatto 5 spire su punta da 2,5, una parallel, e vada a Dio. Il cap non scalda, ovvio, dopo la sessione diventa tiepido, ma non brucia. Il drip tip, qui ne abbiamo due, il drip tip adesso che ho utilizzato è questo, diciamo, standard, ma si comporta egregiamente, altrimenti possiamo utilizzare l'ultima se ci piace, e ce l'abbiamo in dotazione col cap, anche quell'altro cap che abbiamo visto. Quindi abbiamo anche scelte estetiche da poter fare. Sto provando questo cotoncino qua. Questo cotone qua è non male, è un cotone giapponese, il Vape Cotton. Si sta comportando bene, il cotone che si presenta tipo a pannetti così, tipo il Muji, però un po' più fino. Cioè, qui con questo tipo di cotone si può lavorare al modo Scottish, no? Un po' così cardato, quindi ho lavorato in quel modo e mi trovo bene. La resa aromatica è ottima. Posizione di lavori buona, buona. Molto buona, non fischia, non fischietta strana, ovvio, passaggio dell'aria si sente, sentite? Si sente, per carità, perché si sente, però non fischietta, si comporta veramente bene. Come io avevo letto, avevo visto anche dei video da altri youtuber, e parlavano delle O-ring, infatti mi ero un po' preoccupato, le O-ring un po' che non tenevano, invece qua la tenuta comunque ce l'abbiamo,
È il giusto, nel senso che non è né troppo dura né troppo molle la tenuta. E fino adesso ormai sono un paio di settimane che la sto provando in maniera intensiva, la porto sempre con me e devo dire mi sta dando soddisfazioni. Le O-ring stanno tenendo, non si stanno sfaldando, anche se quelle sono quelle rosse, però onestamente io a livello costruttivo non trovo, diciamo, non riporta dei difetti, alcuni che lamentavano la costruzione di diciamo, di non essere un prodotto di fascia alta. Per me il prodotto ne vale tutta l'etichetta di fascia alta, anche per il prezzo, comunque siamo sui 90 euro, quindi comunque per un BF 90 euro sì, un po' alto, ma qui abbiamo due cappe e due drip tip che normalmente non è che vengono sempre dati, sono tutti drip tip, ultimamente c'è questa cosa che il drip tip sembra un optional, ma fondamentale per un atomizzatore, perché in base al drip tip cambia l'esperienza di svapo e anche un pelo la resa aromatica, perché dipende proprio dal drip tip, diciamo la concentrazione di vapore. Infatti io preferisco sempre atomizzatori con il drip tip incluso, perché chiaramente, per come l'ha studiato il modder, diciamo il passaggio dell'aria e quindi del vapore, va studiato chiaramente un drip tip ad hoc. Questo molto semplice, devo dire, perché comunque è un tubo, cioè un buco come abbiamo sotto, l'abbiamo sopra. La drip tip, ripeto, come ho detto prima nel dettaglio, sembra un po' tagliato con l'accetta, un po' così, diciamo, lascia il tempo che trova. A livello estetico non è fantastico. A livello estetico anche i due cap, perché onestamente mi ricordano un po' altri atomizzatori, anche questo qui così stondato cambia i fori dell'aria, ma a livello estetico sembra uguale, anche questo a livello estetico sembra uguale ad altri atomizzatori già visti e rivisti. Però la cosa che interessa di più e alla fine fa l'atom vincente o meno è la resa aromatica e la semplicità di rigenerazione. Allora, resa aromatica molto 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 buona, vapore corposo, bello denso come piace a me, quindi strepitoso, bello umido, bel vapore grasso, a me piace tantissimo così. La semplicità di rigenerazione molto, diciamo, abbastanza semplice. L'unica cosa è che abbiamo quelle due viti con la testa, sì, è abbastanza grande, però ospita l'85-90% dei fili. Se noi vogliamo alcune coil ancora più complesse, quelle c'è un attimino da fare qualche, diciamo, accortezza, quindi tenere il filo e poi chiudere, serrare la vite, quello sì, c'è il rischio che se non lo poggiamo lì, chiudiamo, c'è il rischio che comunque potrebbe scappar via, ma niente di particolare. Ecco perché l'85-90% dei fili lo gestiamo tranquillamente. Il restante 10%-15% dobbiamo fare una piccola accortezza, non so, magari leggere il filo, oppure vuole aiutarci con un secondo cacciavitino, lo teniamo lì e poi serriamo la vite. Niente di trascendentale, molto semplice, si infila lì al centro tra le due, in questo caso le due asole, perché abbiamo quelle due asole che riduce la camera. Bisogna riempirlo di cotone, nel senso, qui abbiamo un pin BF che è leggermente, non è a filo della vaschetta, quindi quando andiamo a fare comunque la sponcata, c'è il risucchio, chiaramente rimane un filo di liquido, chiaramente buono, perché questo è buono, che crea l'autonomia in più. Il cotone è un pochino in più generoso verso la fine della vaschetta, perché per quello che ho trovato la quadra io in questo modo. Lascia un po' più di cotone verso la fine, proprio per non far creare quelle strane turbolenze quando andiamo a tirare si sente un rumorino. Avevo fatto all'inizio un cotone, diciamo, che si appoggiava proprio lievemente alla base di questo atomizzatore, e ogni tanto, in base a come andavo a fare il tiro, c'era quel fruscio dovuto proprio a questo rimasuglio, diciamo, di liquido barra serbatoio, che andava comunque un po' a influire sul flusso dell'aria, mettendone un po' di più. Quindi, per
toccando bene, anzi magari fargli fare anche questo giro verso il pin BF centrale, abbiamo risolto, almeno io ho risolto completamente i problemi di turbolenza. Infatti adesso il tiro lineare, la boccata è bella generosa. Infatti abbiamo questo tiro molto dall'inizio alla fine identico, perfetto, lineare, senza problemi. Quindi di tutto rispetto. Che cosa dire? Altro aggiungere che magari adesso faccio un'altra trippata perché nella boccetta ho finito al liquido, perché prima di iniziare a fare la recensione faccio un'altra bella trippata sopra. Per adesso poi riempirò la boccettina, però un'altra trippatina di questo Mr. Johnny, che poi ne parleremo insieme. Avete sentito che anche comunque adesso ho drippato dall'alto, quindi comunque ho esagerato con il liquido, non ci sono strani rumori. Aroma spettacolare. Niente, quindi concludo dicendo atomizzatore per me promosso. Posso metterlo a paragone dell'Adali perché comunque ha aperto le danze lui. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. E l'Adali sì, lo posso mettere a confronto. Lì abbiamo due forellini più piccoli, qui abbiamo una grande asola. Che cosa cambia tra i due? O se avete già l'Adali, perché comprare questo o perché non comprarlo? Questo, a mio avviso, la boccata è più generosa, è più piena. L'ariosità siamo quasi lì. Questa è chiaramente un pochino, ma impercettibile, proprio un pochino più arioso. Sarà forse per l'asola, non per i due forellini, quindi l'aria è diversa. Un pochino più arioso questo qui, ma la resa, diciamo, aromatica è un punto sopra, siamo lì, ma questo è un punto sopra perché? Perché è dovuto dalla corposità maggiore del vapore e da questo airflow un pochino più generoso. Quindi se già avete un Adali e vi piace per voi alla perfezione, potete anche lasciare rimanere con il vostro Adali. Ma se ricercate comunque un vapore un po' più grasso, ancora di più rispetto all'Adali, al vostro setup che piace a voi sull'Adali, vi consiglio di prendere anche il Gambit. Per molto carino, fra poco arriveranno anche dei cap, dei custom cap per l'amico nostro, il Gambit, quindi onestamente io un pensierino ce lo farei. Io vi saluto, ci aggiorniamo al prossimo video con altri atomizzatori, altre box, chi lo sa, non si sa. E come sempre, stay crisp. Alla prossima, dai regà, sempre frizzanti, eh?